Prendiamo noi l'aereo questa volta per inseguire un altro personaggio del cinema italiano, Pierpaolo Pasolini. È diretto a Israele, dove girerà il Vangelo secondo San Matteo. Un'impresa insolita per il populista Pasolini, poeta del sottoproletariato e delle borgate romane. Da Cattone al Vangelo il salto è grande. Che cosa si ripromette Pasolini? Sì, girare la più straordinaria storia che sia mai stata scritta. Naturalmente non sarà un film commerciale nel senso comune della parola, perché questa storia non concede niente al pubblico. Però vorrei dire, se mi consente uno slogan, è una storia che senza concedere niente dà tutto. Qual è il suo programma nel momento in cui si prepara ad affrontare un compito così impegnativo? Non mi pongo nessun programma preciso, nessuna regola. In generale preferirò cercare gli attori tra la gente della strada, ma strada in un senso metaforico, anche in un'università, anche in un convento, non lo so. Dovunque li trovo, trovo una faccia che mi sembra utile, la prenderò. Però non mi precludo nemmeno la strada dello scegliere degli attori di professione. Pasolini dedicherà la sua fatica a Giovanni XXIII. Il cammino dello scrittore è stato lungo e complesso, dalla rivolta anarchica alla edificazione religiosa. Diciamo la verità, è difficile immaginare che cosa sarà il nuovo Pasolini evangelico.